di salute. Dottoressa Sofiotto, ho subito una domanda che in qualche modo traccerà i contenuti di questa puntata. Abbiamo parlato nella puntata precedente dell'importanza del confronto, no? Di valutare diversi punti di vista anche quando facciamo scelte che riguardano la nostra salute. Ma appunto, quando poi ci troviamo di fronte a una realtà molto complessa, che cosa possiamo fare? Cioè, quali sono le scelte migliori, proprio anche valutando il nostro sistema, il nostro organismo, no? Le scelte migliori per la nostra salute, ma anche in generale, cioè come si fa a conciliare così un approccio diverso che ci spiegherai proprio tu alla realtà, prendere poi le decisioni più giuste. Allora, Domanda difficile. domanda ampia. Quello che mi viene da condividere è sempre la conoscenza di noi stessi. Partiamo da qua, perché ognuno, per poter fare le proprie scelte, adatta a ognuno, non è che c'è un modo di fare e questo è quello giusto. Per trovare le nostre soluzioni, piuttosto che fare le azioni giuste, più che giuste, adeguate alla nostra realtà, c'è bisogno di poter cogliere questa realtà, la nostra, ognuna la propria. Dunque, qui abbiamo due sistemi, fisiologicamente, abbiamo un sistema che percepisce la realtà attraverso la vista, le orecchie, l'udito, il gusto, l'odorato, per tutti i nostri cinque sensi, appunto il tocco. Dunque, abbiamo i cinque sensi, minimo i cinque sensi, che ci permettono di cogliere questa realtà. Quando siamo su questo sistema, che è il nostro sistema percettivo, siamo obbligatoriamente nel presente e nel qui e ora, il famoso qui e ora. Perché è un sistema che ci fa percepire la realtà dell'istante. Questo, per esempio, è un sistema che è estremamente sviluppato quando siamo piccoli, quando nasciamo. Il bambino è proprio una spugna percettiva e percepisce tutto. Dunque, percepiamo la realtà. C'è un altro sistema che è il sistema associativo. Dunque, riprendendo il bambino, quando nasce, appunto, non associa niente di niente, tutto è percettivo. Invece, man mano, inizia a associare, a abbinare delle situazioni insieme. Se sorrido, anche la mamma sorride. Se urlo, la mamma fa il muso. La parola rosa è abbinata a questo fiore qua. Man mano, nel scoprire il mondo, facciamo delle associazioni. Questo sistema associativo, appunto, ci permette non di cogliere la realtà, ma di interpretarla e di analizzarla. In questo sistema associativo c'è tutto il sistema delle parole, perché ovviamente la parola rosa o fiore parla di un oggetto, ma che non è questa parola in francese o in inglese. L'oggetto è sempre. Se percepisco l'oggetto, non c'è bisogno di una parola. Io incontro l'oggetto, il fiore lo annuso, ne faccio l'esperienza. Invece, se sono nell'associativo, lo nomino e lo abbino a tutto un vissuto mio. Dunque, l'associativo, contrariamente al percettivo, ci fa passare dal passato al futuro, al presente, viaggia e andando a recuperare tante informazioni che abbiamo. La realtà la filtriamo con i nostri traumi, le nostre convinzioni, la nostra cultura, le nostre parole, eccetera, eccetera. Dunque, in questo sistema associativo, ci sono le parole, c'è la politica, c'è la religione, c'è il codice della strada, c'è il codice anche comportamentale, culturale, tutta una serie di
choses qui permettent anche, qui aiutano à vivre une société qui sont di utilità comune, diciamo. Però, quello che è importante è che o sono sul sistema percettivo o sono sul sistema associativo. Di nuovo, quello che mi sembra, nella mia visione, sempre nel mio punto di vista di quello che c'è in questa nostra società detta occidentale e moderna, questo sistema associativo che analizza e interpreta la realtà è diventato preponderante. Ci siamo un po' persi la capacità a percepire. Quello che il sistema percettivo ci dà, senza parlare ovviamente perché è percezione pura, ci dà l'informazione se qualcosa porta vitalità o se qualcosa toglie vitalità. In pratica se è vitale o se è mortale, nel senso di ovviamente non fa morire all'istante, ma toglie energia o una cosa che dà energia. E questo è non senza bisogno di nessuna conoscenza, abbiamo, lo possiamo mettere nella categoria dell'istinto. Sento se questa cosa è buona per me o non è buona per me. Per tornare appunto alla tua domanda di cosa possiamo fare in una situazione complessa, la prima cosa sarebbe di ridare spazio a questo sistema percettivo, perché è lui che ci dice se qualcosa è vitale o se qualcosa è mortale, ok? E come abbiamo visto, c'è una cosa per ridare spazio, c'è una prima cosa importante che è il silenzio. Il silenzio delle parole, ovviamente, perché se dal momento in cui sto parlando sono sul sistema associativo, perché ogni parola è associata a un concetto. Per esempio, il sistema associativo ci permette di parlare per 2 ore di libertà, perché è un concetto. Percettivo, la parola libertà non vuol dire niente. Percepirà la libertà o no, il senso, ma non stiamo sul concetto intellettuale. Okay? Dunque, allora, o siamo sul percettivo o siamo sull'associativo. Non possiamo essere sui due sistemi insieme. Ok? Questo è importante. Dunque, se parlo, sono sul mio sistema associativo. E quando sono sul mio sistema associativo, anche per tutti questi viaggi, passato, futuro, presente, eccetera, tutta questa macchina in moto per analizzare tutto, siamo in tensione, ok? Chiede più energia, siamo comunque in quello che si chiama la simpaticotonia, dunque un po' di stress. Se sono sul mio percettivo, dunque percepisco e dunque in silenzio la realtà, se è una realtà dove c'è un pericolo, sono in tensione perché devo agire e donc ho dello stress che mi permette di agire per affrontare o scappare da questa situazione qua. Ma se invece sono al sicuro, se non c'è nessun pericolo in questa realtà, allora sono rilassato. Per percepire la realtà, fisiologicamente dobbiamo essere nel silenzio. Dunque, il consiglio concretissimo per questa puntata qua è di trovare dei momenti nella giornata di silenzio. Silenzio esterno, ovviamente i rumori della natura non sono un problema, momenti in cui ho solo dei rumori naturali, ma non di parole. Primo consiglio è il silenzio esterno. In un'altra puntata vedremo il silenzio interno, perché noi parliamo costantemente a noi stessi, ma questa è la prossima puntata. Donc, primo, per rispondere alla tua domanda, che risponderò probabilmente in diverse puntate, perché è conoscere se stessi e organizzare dei momenti di silenzio nella propria giornata per poter percepire e sentire dentro se qualcosa è vitale per noi o non è vitale per noi, anzi è dannoso.